Niccolò Machiavelli è stato un politico, un funzionario, un uomo d'azione che è diventato scrittore nella seconda parte della sua vita, solo perché è stato estromesso da ogni incarico. Non è uno studioso di professione, è un dilettante di genio che, proprio come fanno i dilettanti, si cimenta in generi letterari differenti. Negli ultimi anni della sua vita, durante l'esilio all'albergaccio a San Casciano, poco distante da Firenze, egli scrive poesie, novelle, opere teatrali, tra queste una delle commedie più importanti del Cinquecento, La Mandragola. Scrive anche un trattato sulla lingua italiana, discorso intorno alla nostra lingua, nel quale prende posizione nel dibattito sulla questione. Tuttavia le opere a cui Machiavelli deve maggiormente la fama sono tre trattati di argomento politico e strategico-militare. Il primo è Il Principe, originariamente intitolato De Principatibus, I Principati, scritto tra il 1513 e il 1516. L'opera rientra formalmente nel genere del trattato, è composto da 25 capitoli, raggruppabili in 4 sezioni, dedicate all'analisi delle varie forme di principato e dei comportamenti che un principe deve adottare per mantenere il potere e rafforzare lo Stato. La seconda opera è costituita dai discorsi sopra la prima deca di Tito Livio in 3 libri, iniziati nel 1513 e completati tra il 1517 e il 1519. I discorsi sono una serie di osservazioni di carattere politico e sociale che prendono spunto dalla lettura dei primi 10 libri dell'opera Ab Urbe Condita, libri sulla storia di Roma dalla sua fondazione, dello storico latino Tito Livio, vissuto tra il 59 a.C. e il 17 d.C. L'ultima opera è il Trattato dell'arte della guerra, scritto tra il 1519 e il 1520 e dedicato al cardinale e signore di Firenze Giulio de' Medici. In esso Machiavelli analizza in maniera dettagliata il problema dell'esercito, affrontando sia questioni di natura politica, soprattutto la necessità di dotarsi di eserciti non mercenari, sia argomenti di tecnica militare. E proprio in questa veste l'opera fu letta e apprezzata fino alla metà dell'Ottocento.